Per lo più adolescenti, ma anche bambini, di appena 9 e 10 anni che arrivano da soli in Italia a bordo di barconi di fortuna. Soltanto nei mesi di gennaio e febbraio di quest'anno sono 1.336 minori stranieri non accompagnati, il doppio di quelli registrati nei primi mesi del 2015. Cifre da paura e condizioni disumane. Il Comune di Palermo si è mobilitato in tal senso attraverso l'attivazione di un progetto UNICEF della durata di 3 mesi rivolto ai professionisti di settore. Un percorso che parte dalla prima accoglienza e informa sulla seconda accoglienza e sull'inserimento dei ragazzi, quindi arriva proprio fino ai 18 anni e quindi al progetto educativo integrato per questi ragazzi. Abbiamo circa un migliaio di ragazzi divisi tra la prima accoglienza e la seconda, anche se va sottolineata che ormai prima accoglienza e seconda accoglienza non si distinguono più, perché abbiamo addirittura ragazzi nella prima accoglienza che stanno fermi sul nostro territorio anche da oltre un anno. Questa è una cosa abbastanza dura, però la difficoltà di poi collocare questi ragazzi in altre città italiane diventa sempre più, come dice, più visibile. Il protocollo fungerà da coordinamento con i servizi sociali territorialmente competenti al fine di tracciare un percorso unitario dal punto di vista legislativo, educativo e didattico. Ancora una volta si rafforza la collaborazione dell'amministrazione comunale con l'UNICEF, avendo al centro il riconoscimento dei diritti dell'infanzia in un momento nel quale occorre avere una particolare attenzione per i minori stranieri non accompagnati. Che siamo diventati un punto di riferimento nel mondo di cultura dell'accoglienza, e lo siamo diventati perché stiamo cercando di cambiare la nostra testa e di affermare che a Palermo non esistono migranti, chi arriva a Palermo diventa palermitano, un ex migrante.